L'Agenzia Giovani di Fano ha festeggiato i suoi primi 2 anni di attività, tante le iniziative promosse e altrettanti i giovani coinvolti. È stata una scommessa vincente quella di creare l'Agenzia Giovani dopo, diciamo, l'esperienza dell'Informa Giovani. È stato un grande successo, quindi ci proponiamo per altri 3 anni, quindi abbiamo messo a gara proprio il servizio per altri 3 anni ed è stato rivinto dalla cooperativa Crescere e abbiamo visto, diciamo, quello che ha fatto l'Agenzia Giovani, quindi tutti i servizi sia per quanto riguarda il tema dell'interculturalità che molti purtroppo in questo momento sottovalutiamo ma che è molto importante. Un altro settore è quello di riuscire a coinvolgere altre realtà giovanili, associative, privati e altri enti. È riuscita in questi anni, diciamo, ad avere quella flessibilità, riesce in un qualche modo a coinvolgere tutti quanti gli enti, i soggetti in maniera trasversale e soprattutto in modo molto facile. Quindi si sono state organizzate anche iniziative dalla stessa agenzia coinvolgendo direttamente i giovani del nostro territorio. Quali sono gli obiettivi di questo prossimo triennio? Continuare nel cammino che abbiamo intrapreso in questi anni, cioè quello di continuare nella promozione dell'interculturalità, nella promozione di tutte quelle risorse che vengono dal territorio e possono trovare dentro l'Agenzia Giovani una valorizzazione che le renda veramente ricchezza per tutti, per i giovani ma anche per chi ci sta attorno.